Signori, bentornati carissimi nel canale dello zio Marut con un nuovissimo appuntamento, signori, con Marvel Snap. Abbiamo insta shoppato il pass, quindi abbiamo insta shoppato Silver Surfer. Ovviamente non sarà una lista quella che vi porterò oggi, assolatissima, perché insomma è semplicemente la voglia di testare questa nuova carta, che andiamo a vedere che cosa fa. Silver Surfer è un drop a 3 con 0 di forza, che on reveal dà più 3 forza a tutte le carte che costano 3 in qualsiasi campo esse siano. Quindi abbiamo una grossa base di carte a costo 3 in questo mazzo. E poi cercheremo di sfruttare ovviamente questo reveal fortissimo di Silver Surfer con Wong, che ci raddoppierà gli effetti del reveal su questa location. Ci sono ovviamente carte che ci permettono di spawnare più drop a 3. Forse quello più forte in assoluto è proprio Brutling, che riesce a sfruttare alla grande sia la meccanica del land buff con Forge, che dà più 2 alla prossima carta che andremo a giocare, e volendo lo possiamo mettere anche nella location di Wong per fare un turno 5 fortissimo su Brood. Oppure possiamo utilizzare Nagia per buffare di 2 punti le carte alla nostra sinistra. Insomma, potrebbe essere un effetto molto molto forte. Abbiamo anche Okoye, che buffa di 1 tutte le carte del nostro mazzo, questo per cercare di fare la nostra Brood più grossa possibile. Poi ci sono altre carte, quindi a costo 3, carte come Bishop, che si potenzierà di 1 per ogni carta che giocheremo dopo che l'abbiamo messo. C'è Mr. Fantastic, che può contestare più location, sempre a costo 3, e sempre a costo 3 Storm, che può lockare una location. Ad esempio possiamo andare a lockare una location magari di turno 3, andare a mettere un altro drop a 3 di follow up, e poi quando andiamo a fare la nostra finisher, ovviamente Silver Surfer, andare a buffare di 3 tutte le nostre 3 mana, quindi anche carte come Cosmo. Abbiamo anche la Tech per gli on reveal. Occhio a dove mettete Cosmo, ovviamente, che può bloccare il nostro Silver Surfer. Goose è molto molto strategico in questo mazzo, perché ci permette, dice che nessun giocatore può giocare carte dal costo 4, 5 o 6 in questa location. Capite bene che è un mazzo dove abbiamo un solo costo 4 e tutto il resto del deck sono 3 o meno. Goose è una carta devastante nel nostro deck, ci permette di giocare tranquillamente le nostre carte. Vi dico subito che in questo mazzo manca una carta che secondo me è chiave per sfruttare la grande Silver Surfer, che è Sera. Quindi se voi avete Sera potete giocarla assolutamente in questo mazzo, perché Sera vi permette di turno 5 di scontare le vostre 3 mana a 2. Questo significa che di turno 6 potete giocare ben 3 mana prima di giocare Silver Surfer, quindi potete giocare altre 2-3 mana. Ed è una combo veramente veramente fortissima. Io direi che ci possiamo appropinquare in ladder per cercare di vincere qualche partita. Ci spostiamo anche di scena. Ci facciamo mancare niente. Andiamo a provare il nostro Silver Surfer. Ovviamente questo è un mazzo, vi ripeto, montato diciamo su 2 piedi, quindi possono essere fatte un mucchio di modifiche. Non abbiamo un turno 1. Killmonger ci sta bene perché non abbiamo drop a 1. L'avversario invece parte con Nova, con questa bellissima variant. Vediamo se riusciamo a trovare un drop a 2 o ci dovremmo accontentare. Troviamo un drop a 2. Ecco, questo possiamo giocarlo tempo per fare un Bishop magari più grosso. Una delle problematiche del nostro mazzo potrebbe, in realtà forse è meglio giocarlo su Storm, cioè tirare Forge per tirare Storm. Un turno 4 trasforma in una delle altre location. Io tirerei Storm. È vero che, allora, è vero che Bishop perde poi un punto, però è vero pure che se riusciamo a rubare la location con Storm a me non dispiace. Soprattutto questa location qua che ci... Attenzione, l'avversario gioca Brood, quindi un Silver Surfer anche lui. Tanto rispetto per l'avversario. Però non abbiamo parlato della problematica di questo mazzo, che se non peschiamo Silver Surfer probabilmente non abbiamo una vera win condition. Però abbiamo trovato la signorina Brood, che non è affatto malvagia. E adesso con 4 mana potremmo giocare. Allora, qui l'idea è, possiamo giocare o Bishop e metterlo qui. Di turno 5 possiamo fare. Lui va a buffare i pezzi. Se si buffa 9 vuol dire che forse non se lo distrugge. Va bene. Qui la partita si fa interessante. Naga purtroppo non può al momento buffare niente. Potrei cercare di svuotarmi la mano. Il problema è che... E poi magari, potrei fare una play del tipo Okoye into Killmonger. E poi di turno 6 fare Nakia, che va a buffare Brood e fare Brood.
Potrebbe essere una giocata. In questo modo andiamo anche a ammazzare 9. È vero che 9 poi potenzia tutti gli altri. Wong da parte di Mr. Opponent. Forse sta per fare Odino. Ah no, sta per fare Silver Surfer. Cosa sto dicendo? Sta per fare Silver Surfer. Però c'è da dire che se, brother, se fai Silver Surfer, scusami, come vinci la partita? A parte che penso che qua snappiamo sempre facendo una roba del tipo Cosmo che countera Wong. Quindi forse riusciamo a vincere una partita senza giocare Silver Surfer. E Mr. Fantastic, che è inutile tanto che contestiamo la location di destra, andiamo a fare più punti possibili qui. Riveliamo prima noi, quindi qui ha sempre senso fare Cosmo. E probabilmente qui abbiamo vinto la partita, penso. Che lui vuole fare doppio drop a 3 e sfruttare Silver Surfer, ma noi questa cosa non glielo faremo fare. Probabilmente lui vuole fare Mystica into Silver Surfer, una cosa del genere. Esatto. Mystica che rimane 1-1, Silver Surfer che non farà niente. Avete visto come counterare Silver Surfer con il nostro amatissimo Cosmo? E siamo riusciti a vincere un mirror di Silver Surfer senza aver pescato Silver Surfer. L'avversario invece ha fatto la full combo con Mystica. Inizialmente la giocavo anch'io. Cioè, i primi test che ho fatto del mazzo. Però mi è sembrata un po' troppo greedy come giocata. Fa 1 miliardo di punti con Wong. Però mi è sembrata veramente, veramente greedy. Già pescare Silver Surfer magari non è così scontato. Eccolo qui, caro. Benvenuto. Dopo il turno 5 muovi tutte le carte in questa location. Le altre random location. Abbiamo la combo. Quindi abbiamo la combo. Adesso dobbiamo semplicemente, tra virgolette, decidere dove piazzare Goose, dove piazzare Po. Forse lo posso giocare anche di turno 5. Se trovo Brood. L'avversario parte di Sunspot. Noi possiamo andare di Goose. No, le rocce no. Le rocce non penso di meritarmi le rocce, brother. 5 rocce nel mazzo. Allora, Goose. Io lo metterei in altre location, non nella location dove ha messo Sunspot. Anche perché non voglio farmi spostare le cose. Volevo decidere io dove mettere i miei pezzi. Quindi schiererò Goose mid. L'avversario piazza una roccia e dice: guarda quanto è carina. Io spero di non pescarla manco uno. Sogno di non pescarla neanche uno. Le carte non possono essere distrutte in questa location. Subito la roccia. Subito la roccia. Io penso che andremo a tirare Cosmo. Tempo. È vero che è un po' rischioso perché l'avversario appoggia l'altra roccia. Qui non si scherza per niente, signore. A questo punto Killmonger mi sembra una carta semplicemente devastante. E qui andiamo a tirare Wong. Wong lo tireremo. Il problema. Questo è un problema. Questo è un problema grosso. Perché Wong qui non lo posso mettere. Qui mi sono bloccato la location da Cosmo. Quindi ho fatto un piccolo problema. Potrei tirare Wong qui a sinistra, per forza. Aspettare di vedere che cosa peschiamo. Signor Wong. Entra in campo, Jubilee nella location di Cosmo. Complimenti, caro Charles. Lei penso che ha capito molto bene come funziona il gioco. E qui penso che faremo Forge into Storm. Evitare che si spostino tutte le carte. Quindi fare tipo una cosa del genere. Doppio buff su Storm. E Silver Surfer che va a buffare il resto delle location 2 volte. Quindi comunque Silver Surfer anche su un singolo drop a 3 raddoppiato va a dare più 6. Quindi non è poco. Non è poco. L'avversario mette a sinistra, sperando forse di spostare qualcosa. Ed è una torre. Va a prendere i drop a 0. Quindi si prende. Forse niente. Non so cosa si possa essere preso. Okoye in questo momento non è granché, ma sicuramente sono 2 punti che andiamo ad appoggiare qui. E Silver Surfer, che comunque andrà ad essere raddoppiato da Wong, e quindi andrà a dare un più 6 a Storm e un più 6 a Cosmo. Noi stiamo comunque vincendo la location centrale. Io lo so che voi volete che gioco la roccia, e la giocheremo per il meme. Vada Silver Surfer! Ci faccia vedere tutta la sua forza, che comunque gioca per 12 in questa circostanza. Nonostante la mia mano. Non è che abbiamo pescato tutti questi drop a 3, eh. Avversario gioca Psylocke. Io penso che il Mr. Opponent
sì, una mezza specie di bot perché ha giocato praticamente l'unica carta che non lo mandava avanti. Pronto. Comunque, probabilmente il nostro avversario era un bot. Avete visto come abbiamo vinto una partita in maniera completamente scammosa. In questa circostanza però abbiamo sofferto il fatto di non aver trovato Brood, comunque tanti drop a 3. Immaginatevi una last 6, se invece di trovare un altro drop a 2 avessi trovato almeno un drop a 3 avrei avuto punti anche nella mid. Comunque, Silver Surfer in mano, questa volta c'è anche Brood. Brood che se viene schierata nella Washington DC prende più 3 le copie, cioè i Broodling prendono più 3. E quindi partiamo bene, mi piace. Dovete stare molto attenti dove piazziamo appunto Goose e Cosmo. Ok, l'avversario mi ha tolto tutti i dubbi su dove schierare le carte. Qua io penso che andiamo sempre a fare Okoye into Brood. Riempiamo la location. Qui si snappa secondo me. Ci prendiamo un drop a zero. Ok. Possiamo addirittura mettere Goose. Quindi Brood riempiamo la location. Ci prendiamo il drop a zero. E Goose lo mettiamo forse qui? Lo mettiamo qui. Goose lo mettiamo qui là. Questo lo mette doppio pezzo. Noi invece ne mettiamo. Riempiamo la location. Ci prendiamo un drop a 6. Che comunque 0 mana, 10 di forza. Se viene scartato ci dà 3 carte casuali in mano. In questo momento non ci interessa in realtà. L'avversario tira Killmonger. La cosa figa è che comunque andremo a fare tantissimi altri punti di Silver Surfer dopo qui. Quindi possiamo tranquillamente appoggiare il nostro Bishop e tranquillamente appoggiare la nostra Storm. Io penso che sta partita siamo letteralmente enormi. Siamo letteralmente enormi. Ovviamente la sequenza è Bishop prima, dopo Storm per massimizzare i punti. Ho trasformato la location che sconta i pezzi. Perché tanto io di turno 6 voglio fare doppio drop a 3. Lui intanto qua ha appoggiato bei punti. Noi invece possiamo appoggiare. Qui bisogna pensare. Bisogna pensare. Se effettivamente nel frattempo fuori cercano di distruggere tutto. Allora qui bisogna pensare. Se è il caso di schierare il pezzo qua e lasciarmi poi il doppio pezzo qui, probabilmente sì. Quindi penso di tirare Mr. Fantastic a destra e poi di chiudere l'intera location. Nel frattempo fuori stanno distruggendo di tutto. Arriva Shang-Chi, Shang-Chi che non fa letteralmente niente. E qua andremo a fare una last 6 di quelle che sono micidiali. Killmonger into El Carrier into Silver Surfer. Silver Surfer va a fare 3, 6, 9, 12. Vabbè, l'avversario si è ritirato. Ha capito quello che stava per succedere. Tutto questo Silver Surfer. Avete visto però nel momento in cui uscite la location che sconta i pezzi, quante porcherie potete fare con un mazzo del genere. Intanto Silver Surfer lo portiamo a 3D. E questo è quello che vi dicevo prima quando parlavo di sera, cioè della forza di sera in questo mazzo. Quindi, se voi avete sera, assolutamente mettetela all'interno di questo deck. Perché fate delle cose veramente broken. Diciamo che la parte hand buff ci dà una sorta di win condition in quelle partite in cui magari veramente non riusciamo a pescare Silver Surfer. E quindi, magari proviamo a fare una win condition di debuff, cose del genere. Però, insomma, non è scontato. Qui possiamo andare con lui va di Wolverine, noi andiamo di Forge. In realtà non ci interessa perché la location trasformerà in Hulk a turno 3. E per sfruttare al meglio Hulk, la location di Hulk, penso di tirare Nagia. Perché così mi vado a buffare la mano, due pezzi in mano. L'avversario gioca Psylocke, va a rampare. Noi giochiamo Nagia. I punti sono gli stessi. Per entrambi i player si trasformano entrambi in Hulk. Ok. Adesso possiamo andare a tirare probabilmente Bishop. Chiunque sta vincendo questa location prende più 3 alle altre. Possiamo andare ad appoggiare Bishop. Anche se Bishop in realtà non è così forte adesso. Probabilmente è meglio giocare Storm. Probabilmente è meglio giocare Storm.
Probabilmente è meglio giocarla. Vabbè, la giochiamo qui così ci lasciamo per la possibilità di fare Mr. Fantastic. L'avversario invece gioca Professor X a sinistra. Qui diventa fondamentale. Purtroppo Professor X è stata una play inaspettata e che ci ha fatto molto ma molto male. Possiamo appoggiare Bishop a destra e drop a 2 centrale. Possiamo fare una cosa del genere. Sicuramente non siamo in un bello spot qui. L'avversario aveva completamente mollato la location, quindi se avessi giocato Bishop centrale sarebbe stato meglio. Invece qua che devo fare. GG. Quindi l'avversario se l'è giocata bene, se l'è giocata di posizione, se l'è giocata con una Psylocke su Professor X, peraltro bellissimo questa variant. Merita la reaction. E qui, ovviamente, ci ritiriamo, lasciamo i due cubi al nostro avversario che ha giocato molto bene. Prendendoci di sorpresa, lasciamo i nostri due cubi e andiamo alla prossima. E andiamo alla prossima. In questa partita non avevamo pescato. Non avevamo pescato Silver Surfer. Però chi lo sa, magari lo avremmo trovato con la last 6. Arriva Brute. Teoricamente qui mi potrei svuotare la mano, o almeno della posizione di sinistra di Bishop, e poi fare Naga di turno 4. Poi dipende sempre se troviamo Wong. Ecco qua, abbiamo trovato Wong. Sicuramente giocheremo Bishop di turno 3. Le carte con la forza più alta prendono più 3 power. Okoye per il nostro avversario. Va a buffare il deck. La schiera è in una location dove ancora non sappiamo cosa succederà. Arriva Bishop. Le carte qui non sono rivelate fino a fine partita. L'avversario tira Lockjaw. Questa location al turno 4 si trasformerà in qualcosa di nuovo. Più 2 power a tutte le carte nella nostra mano. Devo dire che quella cosa non mi dispiace affatto. Perché Brood diventa qualcosa di importante. Possiamo tirare Wong a destra. Non penso che lui tirerà Cosmo qui, che è la cosa che mi dà più fastidio. Va a giocare doppio pezzo, quindi sfrutterà Lockjaw. Vediamo che cosa uscirà. Tira Gorg, che comunque era buffato, quindi in realtà non sarà un trade proprio eccelso. Wong anche per lui. Wasp. No, vabbè, la combo degli dèi. Ha ributtato nel mazzo Thor. Va a mettere il martello. Comunque la location se l'è chiusa. E adesso noi qua possiamo fare Forge into Broodling. Potrei anche fare Forge into Nagia. Anzi, potrei fare Nagia into Forge into Brood into Silver Surfer. Penso che sia questa la play che voglio fare. Snappiamo pure. E sullo snap di questo setup. Allora, l'idea era di fare doppia Naga, quindi doppio buff in mano. Quindi mandare le Broodlings a 8. Poi fare Forge doppio prima di fare le Broodlings. Quindi le Broodlings sarebbero andate a 12. Avremmo avuto 12, 24, 36 punti di Brood. Nel frattempo si sarebbe potenziato Bishop. E poi avremmo fatto doppio Silver Surfer. Insomma, non era niente male. Non era niente male questa combo che abbiamo settato. Ci prendiamo questo cubo. Io farei un'altra partita di gameplay. Mazzo divertentissimo. Snap, signori, che mi sta prendendo sempre di più. Anche giocare lo stesso mazzo per ore e ore e ore. Con le variabili delle location, del mazzo dell'avversario, delle pescate. Perché poi alla fine vedete che i mazzi fondamentalmente hanno almeno un paio di combinazioni. Hanno almeno un paio di win condition. Potete inventarvi una win condition nel momento in cui magari non pescate alla perfezione. Però quando pescate alla perfezione, c'è veramente da divertirsi. Entra Forge. E tireremo Nagia. Dopo il turno 5 put a card from each player's hand qui. Ok, ci lasciamo la possibilità open che possa scendere Wong. Per questo motivo probabilmente devo stare un pochino attento
A dove piazzo Storm? When you play a card here, double its power. Beh, questa non è male. Non so se si attiva prima Brood o prima la Sure Slab. Probabilmente vado a fare una play di questo tipo. Però il problema è dove metto Wong poi. Perché se io metto Wong di turno 4 a turno 5 qua mi entra qualcosa. Storm probabilmente l'aveva fatta qua. Non voglio fare entrare carte dalla mia mano. Quindi facciamo Storm adesso. Questo era tira Debris, gran rottura di scatole. Peccato che Debris non si non metta. Ok, Killmonger in realtà può avere anche senso per liberare spazio. Noi sicuramente dobbiamo tirare Wong. E il problema è il nostro spazio che non c'è. Qualcuno ha detto spazio? Silversurfer caro, lei è invitato. Attenzione, questo è un 3. Questo è un 3. Se peschiamo Silversurfer facciamo il disastro. L'avversario neanche se lo immagina. L'avversario neanche se lo immagina. Qui possiamo sicuramente andare a tirare Killmonger. Sperando nel top deck. Andiamo a tirare Killmonger. E speriamo nel top deck. L'avversario tira Blue Marvel, va a potenziare un po' tutto. Noi invece andiamo a tirare Killmonger. Distruggiamo le 1. Quindi torniamo in vantaggio. No, torniamo in vantaggio perché qui, attenzione, noi abbiamo assolutamente bisogno del top deck di Silver Surfer. Mamma mia, sembrava quasi tutto. Non so se basterà vincere questa partita. Non lo so assolutamente se basterà. Ma di sicuro la nostra play è questa. Andiamo a tirare Brood. Andiamo a tirare il nostro Silver Surfer. E andiamo a dare più 6 a Storm. E a Green Goblin, quindi qua stravinciamo la location. Lui potrebbe tirare Ultron. La location si riempie qui. Quindi lui prende più 6. Questi però a loro volta prendono più 6 l'uno. Quindi ci sta a fare questa play. Penso che sia sempre la play giusta. Io penso che vado anche a snappare. Ovviamente veniamo catterati da Cosmo. Se lui tira Cosmo prima di noi. Ok, se invece schiera tutto mid, tira Ant-Man, tira Zero e tira Titania. Ok, sono bei punti. Ma attenzione perché la nostra play potrebbe darci la vittoria. Forse perdiamo di uno. Da un po'. E invece no, perché andiamo a vincere la location di destra. Quella che meno ci aspettavamo. Quella che meno ci aspettavamo, signori. Mamma mia, che partita. Guardate quanti punti abbiamo fatto in questa location. Dunque eravamo meno uno. Anche solo con due Brood. Abbiamo comunque fatto 18 punti con le Brood. Grazie a Silver Surfer, signori. Carta incredibile. Ah, è vero, abbiamo anche buffato Killmonger, boys. Non ci stavo facendo caso, assolutamente. Abbiamo fatto anche 6 punti su Killmonger. Ecco perché abbiamo vinto la partita. Ero concentrato sulle altre, ma in realtà mi stavo perdendo di vista quella che era la location di destra. Insomma, partite bellissime. Mazzo divertente. Se avete ancora dei dubbi sul fatto che Silver Surfer sia o meno una carta forte, io penso che con questo video, signori, vi siano stati tolti tutti i dubbi. Spero vivamente che il video, il mazzo di oggi, vi siano piaciuti. Se così fosse, lasciate un like, un'iscrizione e una condivisione. Attivate sempre la campanella per rimanere aggiornati con le news e le novità del canale. Noi ci becchiamo tutti i giorni live, signori.